Devi dire guardate come entra bene. Però devi farlo sembrare come se ci fosse un doppio senso. Ciao a tutti, come probabilmente avete già visto nei vlog recenti, abbiamo comprato dei softbox, ovvero degli ombrelli da studio fotografico per le riprese, che servono per rendere migliore tutta l'illuminazione ambientale, ovvero evitare che si formino ombre o riflessi estremamente spiacevoli che con le normali luci tendono ad esserci anche troppo. Quindi sono questi ombrelli con un telo di vinile o comunque plastichina davanti in modo tale da diffondere la luce. Naturalmente gli ombrelli così softbox, così nudi e crudi sono abbastanza inutili perché è difficile posizionarli. Nel video di oggi andiamo a vedere come realizzare dei supporti che in questo caso sono per dei softbox ma che possono trovare anche molteplici usi. E per chi non avesse ancora capito i softbox, cioè cosa sono i softbox, lo scoprirà durante il video. E quindi cominciamo subito a vedere quali materiali ci servono per costruire i nostri supporti per luci professionali. Quindi, ovviamente, la prima cosa che ci serve sono i softbox stessi. Noi ne abbiamo presi due, anche se l'attrezzatura completa da studio sarebbe di tre, però noi non abbiamo né lo spazio né ci avevamo voglia di attrezzarci con tre softbox, quindi due vanno più che bene. E poi ovviamente lampadine per softbox, e non sono lampadine comuni, sono quelle a basso consumo, quindi quelle a mercurio, però devono avere una luce di circa 4000-5000 Kelvin. Noi le abbiamo prese a 4200 Kelvin, una luce quindi abbastanza fredda, deve emulare quella del sole. Quella del sole sono 5600, quindi è ancora più fredda come luce, però sui 4000 va benissimo come luce per dei softbox. Prese della corrente, gli attacchi per le lampadine ovviamente, poi dei tubi, questi qua sono tubi in PVC, diametro circa 2 cm, e che serviranno da pali per far stare i softbox in piedi. Abbiamo preso un po' di angoliere che serviranno come giunture tra i tubi per fare la zampa del piedistallo, cavo elettrico ovviamente per collegare le lampadine, questo qua è il microfono, e la colla a caldo per unire tutto ciò che è troppo mobile per lasciarlo com'è senza incollarlo. Passiamo ora al montaggio. Prendiamo quindi il nostro tubo da 2 metri e lo tagliamo all'altezza in cui desideriamo poi posizionare il centro del nostro softbox. In questo caso è qua, che è a circa 1,60 m da terra. Quindi lo prendiamo, lo posizioniamo sul tavolo e con un seghetto più o meno grande, noi abbiamo preso quello più grande per fare prima, tagliamo il nostro tubo. È perché mi chiudi e fai attrito. E adesso prendiamo il pezzo che abbiamo tagliato via, quello corto, e lo tagliamo a metà. Questo sarà parte del sostegno della base del nostro piedistallo. In che senso sarà la base del nostro piedistallo? Nel senso che adesso, prendendo questi pezzi di tubi e inserendoli all'interno di questo ingresso a 3, abbiamo parte del nostro piedistallo. Come si va a proseguire? Se ne prendono altri due, si mettono ai lati. Dopodiché si inseriscono altri pezzi più corti di questi che andranno a formare la rimanente parte del piedistallo. Poi va fissato il tutto con del silicone o della colla a caldo e abbiamo il nostro piedistallo, ma andiamolo a fabbricare. Ne abbiamo tagliati altri 10 pezzi per un totale di 12, perché saranno 6 per un supporto e 6 per un altro, dato che dobbiamo realizzare due softbox, e andiamo a vedere come assemblarli assieme.
Per farlo utilizziamo la colla a caldo, perché è veloce e resistente, su questo materiale appiccica parecchio. Quindi apriamo questi angolari per rendere più semplice l'azione di inserire la colla a caldo, e prendiamo il primo dei 12 pezzi. Inseriamo una buona quantità di colla a caldo e inseriamo il nostro pezzo. Abbiamo già, come vedete, le linee guida su dove inserire i pezzi. Oltre a queste linee guide, se inseriamo i pezzi, poi l'angolare non si va più a chiudere, perché sono presenti anche dall'altra parte. Ok, è già praticamente asciutta, possiamo passare all'altra parte. Inseriamo anche dall'altra parte una quantità abbondante di colla a caldo. Meglio se al centro, tra il nostro spessore e la parte esterna, in modo tale che spalmandosi si distribuisca uniformemente e non esca né da una parte né dall'altra, andando a mancare da qualche parte. Per realizzare qualcosa di più trasportabile e più smontabile, questa parte qua, che è quella che poi starà in piedi e andrà ad avere al suo interno il pezzo più lungo, quello da 1,60 m, che poi sarà l'attacco per il softbox, lo lasciamo libero dalla colla, in modo tale da poter smontare il tutto quanto e poterlo trasportare più facilmente. E dopo aver incollato tutti e sei i pezzi, questi qua, tre da questa parte e tre da questa parte, otteniamo il nostro supporto ad H, che quindi avrà delle caratteristiche di stabilità molto elevate, e il progetto finale è questo qui, ovvero il nostro supporto ad H con il palo che poi andrà a sostenere il nostro softbox. Non vi abbiamo fatto vedere come montare il palo, perché come abbiamo detto prima è semplicemente appoggiato, in modo tale da poterlo smontare facilmente durante i trasferimenti e poterlo riporlo anche dietro ai mobili, perché smontato occupa veramente poco spazio, lo si può mettere dietro a un mobile o dietro il divano senza alcun problema, e si può richiudere il softbox perché è come un ombrello, e quindi abbiamo tutta la praticità del caso. Per aumentare la stabilità del palo, arrotoliamo alcuni giri di scotch nastro trasparente attorno al nostro palo, in modo tale da aumentare leggermente il diametro e da creare quindi una maggiore adesione al nostro supporto ad acqua. È ora di passare agli strumenti un po' più pesanti e andare a trapanare il buco sul nostro supporto, per andare a inserire all'interno il paletto del softbox. Abbiamo misurato e il diametro del paletto del softbox corrisponderebbe a una punta d'otto, quindi abbiamo preso una punta d'otto e mezzo per concedere un po' di gioco. Quindi partiamo da una delle punte più piccole che abbiamo e andiamo in modo crescente fino alla punta più grossa, in modo tale da aumentare la precisione del nostro foro. Una volta creato il buco della dimensione che volevamo, perché come avete visto abbiamo usato diverse punte sempre più grandi, in modo da non andare subito con la punta grande che sarebbe andata storta, sarebbe scivolata, avrebbe fatto un macello, e proviamo a vedere se funziona con il nostro softbox. Metto per comodità il palo sul piedistallo che avevamo appena creato, visto che l'abbiamo fatto apposta, e vedete che ora con lo scotch sta bello fisso e non si muove.
cioè tutto quello che si muove è solo perché si piega il palo, però giù è proprio bello fisso. Infatti adesso posso anche tirare sul piedistallo, sta bello incastrato. Quindi prendiamo i softbox, hanno una zip come vedete qua sul lato perché si possa infilare il palo, quindi io infilo il palo così e vedete che è dentro. Opla, e infilo il softbox. Eccolo qui, pesa leggermente all'indietro, posso regolare il baricentro in questa maniera con le cerniere e lo scorrimento del palo fino ad avere il softbox nella posizione che più desidero. Quindi la parte meccanica è a posto, ora dovremo attaccare la lampadina, i fili e la presa della corrente per completare il progetto. E adesso iniziamo l'assemblaggio della parte elettrica, ovvero della parte con la lampadina. Abbiamo una presa elettrica normalissima, il nostro portalampada e abbiamo 5 metri di filo. Inizialmente era una bobina da 10 metri che abbiamo tagliato a metà in modo tale da avere 5 metri a softbox più che sufficienti. L'operazione non è per nulla complicata, infatti dovremo solamente collegare questi due poli a questi due. Procediamo quindi spelando il nostro cavo elettrico. Ok, ne inseriamo uno da una parte e uno dall'altra. Non è assolutamente importante la polarità, perché essendo corrente alternata non ci può interessare di meno. Ecco qua. E adesso, potevo farlo prima effettivamente, andiamo a inserire il pezzo dentro nel nostro portalampada. Eccolo qua. Effettivamente avrei potuto farlo dall'altra parte e ci avrei impiegato meno tempo, cioè ovvero far passare il cavo prima di andare a chiuderlo con le viti. Ok, inseriamo e il portalampada è pronto. Adesso andiamo all'altra estremità del filo e ripetiamo la stessa operazione e adesso prendiamo la presa elettrica e la apriamo. Sei davanti con te. Anche qui non si tratta affatto di un'operazione difficile, andare ad aprire anche qua i due. È sufficiente per finire la registrazione. Questa cosa blu è solamente un blocco a filo, ovvero una volta stretto serve ad evitare che muovendo la parte esterna, questa qua, i fili si stacchino da questi fori dentro al quale li abbiamo appena stretti. Quindi lo chiudiamo anche questo e veramente semplicemente
il nostro cavo è finito, veramente elettrica di base. E andiamo subito a provarla. Prendiamo la nostra prolunga, è semplicemente una prolunga collegata alla presa elettrica, è più facile da registrare. Ed eccola qua, che si illumina. Veramente bello, veramente semplice. Andiamolo ad attaccare sul softbox. Per semplicità di realizzazione, attaccheremo la lampadina con delle semplici fascette. È una soluzione molto efficace e semplice da realizzare. Ovvero, prendiamo la nostra lampadina. Arrivo. Ecco qua. Già una basterebbe, però. Vai, vai, stringi. E così il nostro softbox è pronto e lo possiamo direttamente andare a provare con il velo in vinile. Quindi andiamo ad attaccare il nostro velo in vinile al softbox per provare subito come funziona. Ricordiamo che le lampadine, queste qua, sono a basso consumo, quindi ci mettono circa un minuto e mezzo ad andare a pieno regime. Quindi erogheranno la massima luminosità solo dopo un minuto e mezzo che sono accese. Attaccato il nostro velo, posso dare contatto e vedere come funziona il nostro softbox. Tac. Vedete che questo bellissimo superficie di 80 cm di diametro e garantisce un'illuminazione bella soffusa. Adesso ovviamente Francesco sta inquadrando me che sono alle spalle del softbox, però se io fossi illuminato dal softbox, quindi in questa maniera, spero che sia fuori dall'inquadratura, già vedete che così, se io spegnessi il lampadario, già mi sta illuminando. Ovviamente questo qua è solo uno, se ce ne fosse un altro qua alla mia destra sarei illuminato perfettamente e con mancanza di ombre. Ovviamente uno solo proietta già delle ombre, se sono due si eliminano le ombre a vicenda e la luce è perfetta. Quindi d'ora in poi vedrete dei video con finalmente una buona illuminazione. Quindi illuminati da entrambi i softbox, adesso li abbiamo montati entrambi, vi ricordiamo di mettere mi piace se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e alla pagina Facebook www.facebook.com/overvoltofficial, dove siamo sempre presenti per rispondere a domande, ricevere consigli e dove sottoponiamo diversi sondaggi. Per esempio quello che stiamo facendo adesso è la nuova sigla del canale. Vi preghiamo, se avete voglia, di andare a votare qual è secondo voi la migliore. La 8. La 6. Ciao, ciao a tutti.